Buon pomeriggio e benvenuti al Festival des Harmonies. Questo pomeriggio avremo il piacere di ascoltare sul palco del Teatro Splendor il Corps Philharmonique La Musique di Sarre, che vedete già qui pronto per esibirsi, e successivamente il Gruppo Filarmonico di Cara. Riprenderemo poi alle 21 con altri tre concerti che chiuderanno la manifestazione. Vi ricordo che abbiamo il piacere di avere presenti in sala tre grandi musicisti che compongono la commissione d'ascolto per quest'anno e che sono il maestro Jacob Dehaene, il maestro Dehaene è un compositore molto conosciuto soprattutto tra le bande musicali perché tutte hanno suonato parecchi dei suoi brani, tra i quali ricordo Oregon, Free World Fantasy, La Storia, Rosso Roy, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare ieri, eseguita dalla banda musicale di Courmayeur LaSalle. Poi abbiamo con noi il maestro Fulvio Creux, originario di Pont-Saint-Martin, di cui ha diretto anche la banda per qualche anno. Poi ci ha lasciato per Roma dopo aver vinto il concorso per la direzione della banda della Guardia di Finanza e successivamente dell'Esercito. E infine il maestro Armando Saldarini, che si è perfezionato in direzione di banda prima in Olanda e poi negli Stati Uniti, dai quali insomma, è tornato da poco e che quindi avrà modo di offrirci qualche spunto con la sua esperienza ad oltreoceano. La commissione d'ascolto, per chi non lo sapesse, non è una giuria, infatti non si chiama giuria, non è chiamata a stilare una graduatoria o a dare dei voti alle bande, ma soltanto a dar loro dei consigli. E dei consigli sull'attività, sul percorso da intraprendere nei mesi a venire, insomma. Domani, nel corso di una conferenza che si terrà alle 11:30 a Châtillon, presso la sede della Fédération des Harmonies Val d'Autun, i commissari esporranno ai gruppi, a tutti coloro che avranno voglia di intervenire, le loro impressioni sull'esperienza vissuta in questi 3 giorni, a conclusione proprio della manifestazione. Benissimo, io adesso lascio la parola al maestro Enrico Montanari che si è occupato di presentare questi concerti e vi saluto augurandovi un buon ascolto. Grazie. Le Corps Philharmoniques La Musique de Sarre apre la sua esibizione con un'introduzione dal titolo Euro Celebrations. È un brano del maestro André Venien, che peraltro abbiamo avuto di conoscere l'anno scorso proprio all'interno della commissione del 2013. La sua musica è molto vivace e riflette il carattere del compositore. È stata scritta nel 2001 e commissionata dalla fanfara di Tenerschelling in Belgio. Le Corps Philharmoniques de Sarre, direttore Claudio Ratti. Thank you.
1992 era l'anno in cui l'orchestra d'Armonie del maestro, diretta dal maestro Louis Blanchot, faceva il primo stage qui in Valle d'Aosta col maestro Jan van der Rost, uno dei compositori più famosi al mondo di questi ultimi 20 anni. Tantissime le composizioni da lui fatte. Successivamente collabora anche poi con la banda musicale di Pont-Saint-Martin, compone Ponte Romano. Oltretutto cogliamo l'occasione, a nome di tutte le bande musicali, a fare i complimenti alla banda musicale di Pont-Saint-Martin, che ha raggiunto il primo premio la settimana scorsa al concorso di Fiuggi. Un compositore, Van der Rost, sicuramente molto importante nella nostra regione, ma molto importante anche per le nuove strutture musicali e i nuovi timbri che in questi ultimi 10-15 anni si sono creati all'interno della banda, il colore del suono. La musica di Sarre ci offre del maestro Van der Rost Singapura Suite, composta da lui nel 1999 per volere del ministro dell'educazione del Singapore in occasione del Singapore Youth Festival, il festival dei giovani. Singapura è il nome dello stato in lingua originale ed il brano si divide in due parti. La prima parte inizia con una danza marinaresca, un tributo al fatto che Singapore sia uno dei porti più importanti del mondo. Oltre a ciò, essa è una località dinamica e pulsante, e questa caratteristica la si individua nella seconda parte del brano. Jan van der Rost, Singapura Suite.
Suite antique, il
prossimo brano composto dal maestro Lorenzo Pusceddu. Eseguito nei primi anni solamente dai gruppi bandistici in procinto di cominciare la loro avventura, in quanto Pusceddu pensasse che la musica antica contenesse elementi pedagogico-stilistici in grado di aiutare i giovani nella loro formazione. Diviso in quattro movimenti, che sono ritmicamente e musicalmente molto diversi tra loro, il che ha permesso negli anni di estendere il campo della canzone in modo da essere eseguita anche da gruppi bandistici più complessi, con molte varietà di strumenti. Del maestro Lorenzo Pusceddu, Suite Antique. Thank you.
Challenger Deep, musica descrittiva, è il titolo dell'ultimo brano. Localizzato nel nord-est dell'Oceano Pacifico, all'interno della depressione oceanica, meglio conosciuta come Fossa delle Marianne, si trova l'abisso più profondo al mondo, il Challenger Deep. È situato a circa 10.902 metri sotto il livello del mare ed il 23 gennaio 1960 l'oceanografo Jacques Piccard e il tenente di vascello Don Walsh, a bordo del battiscafo Trieste, riuscirono nella rischiosa impresa di raggiungere quelle oscurità sconosciute. Pensavano non ci fosse vita laggiù, nel buio più totale. Accendendo invece i fari del battiscafo, furono molto sorpresi di scorgere dall'oblò un gambero e una particolare specie di sogliola, vaganti in un deserto di sabbia bianca. Il brano vuole appunto descrivere questa leggendaria spedizione attraverso quattro sezioni che susseguono senza soluzione di continuità. La prima descrive l'immensa distesa del mare, poi la discesa nella fossa oceanica, poi le tenebre delle profondità marine ed infine la risalita in superficie alla luce del sole. Corp Philharmonique, la musica di Sarre, direttore Claudio Ratti.